Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Quando ero piccolo avevo sempre paura di perdere qualche oggetto. Oggi ho scoperto che esiste una creatura particolare che può restituirti ciò che hai perduto. La si incontra per strade desolate, deserte, spesso nella calura di un pomeriggio di agosto. All'inizio sembrerà una persona tutto sommato normale, ma poi avvicinandosi sempre di più, rivelerà dapprima un passo strano, poi uno sguardo che vi fissa curioso. Infine vi sarà chiaro che tale presenza è tutto fuorché ordinaria. Se oserete parlarle, vi chiederà con voce inumana: «Cosa hai perso?» A quel punto potrete indicare un oggetto, uno e uno soltanto, che vorreste a tutti i costi riavere con voi e che avete voi stessi perduto in passato. Non importa la forma o le dimensioni, basta solo che non sappiate dove sia in quel momento. Fate attenzione. Non dovrete assolutamente, per nessuna ragione, parlare a qualcuno dell'oggetto che l'essere vi avrà fatto avere. Questa è l'unica condizione. Quindi vi consiglio di nascondere il più in fretta possibile ciò che avrete ottenuto. Dopo che la figura vi avrà riconsegnato ciò che volevate ritrovare, il paesaggio non vi sembrerà esattamente lo stesso. Se parlerete a qualcuno dell'oggetto, anche solo per sbaglio, capiteranno cose brutte. Ad esempio, mentre percorrerete la via verso casa, potrebbe succedere qualcosa. Qualcosa di tremendo. Certo, sono solo supposizioni. Vi dico solo quello che è certo. Se parlerete, anche voi sarete sbarriti. E non verrete più ritrovati.